Ciao a tutti, io e Piccettino siamo qui perché un evento epocale è successo, no, non fuori, non nei telegiornali, quello lasciamo stare, è apocalittico, non epocale, ma lasciamo stare. Ma abbiamo un qualcosa di epocale all'interno di Morgan Lost Night Novel numero 5. E ragazzi, queste 66 pagine a 3,90 euro sono qualcosa per la quale non so se ameremo di più Chiaverotti o gli vorremmo veramente tirare le orecchie, non lo so. Io penso che quello che ha fatto qui in questo volume sia qualcosa di unico. Ecco, parliamone davvero. Parliamo subito dalla copertina di Tommaso, ragazzi. Il ritorno di Anya, e Anya in copertina con Morgan, cioè qualcosa di. A parte che è una delle copertine più belle veramente che abbia mai visto. Allora, partendo dal fatto che Morgan ha copertine brutte, non me ne ricordo, ma una cosa così. Così, cioè, ma io cosa vi devo dire, ragazzi? Chiunque sia fan di Claudio Chiaverotti, chiunque abbia seguito Brandon con una copertina così, o un titolo del genere, cioè basta, cioè, chiudete qua, andate a comprare, cioè, è qualcosa di spaventoso, cioè qualcosa di incredibile. Fabrizio De Tommaso unisce un pathos, un dramma e per certi versi anche una sensualità incredibile in questa copertina. Io posso soltanto dire wow, punto. Non ho niente da dire, cioè ragazzi, veramente fantastica, punto. Non ci sono parole. Entriamo nel vivo. Il vivo è una spiegazione molto particolare, sia di dove siamo, quindi questo riassunto un po' generico delle night novel fondamentalmente, è una spiegazione molto lunga sia sulla mappa delle stelle, uno speciale di Brandon di 4 anni fa che univa Morgan e Brandon. Era un team up tra i due fondamentalmente, vi consiglio di recuperarlo, ma soprattutto una spiegazione strana di questo albo, come se questo albo fosse un po' sospeso tra la continuità che ha questa miniserie e l'episodio a sé stante. C'è un motivo e svela alcune cose che francamente ti lasciano basito. È qualcosa di incredibile, soltanto a leggere queste pagine ti vengono i brividi, giuro. Ma entriamo direttamente nel vivo. Entriamo nel vivo con Val Romeo. Val Romeo la conosciamo tutti. Val Romeo ci riporta nel mondo di Brandon Darkness, con un Brandon forse eccessivamente ben pettinato, per come me lo ricordo io. Però ci riporta non solo nel mondo di Brandon, ma in un punto preciso, nel numero 2, Lacrima di Tenebra, che è un po' un punto di svolta da subito. Quindi siamo nel 1999, numero 2 di Brandon, e già lì abbiamo una delle botte emotive più forti di quel personaggio. Chi si ricorda questa scena sul dirupo di Anya che si lascia andare? Anya che è una moderna Elektra per certi versi. È una guerriera, un misto tra Xena ed Elektra, anche nel modo di porsi, nel costume ricorda molto Elektra della Marvel, però ha una sua umanità, una sua storia personale, un suo vissuto che è unico. Non voglio scendere nei dettagli, recuperatevi tutto il volume, tutti i volumi che coinvolgono lei, sono tre o quattro, se non sbaglio. Addirittura è stato fatto un volume qualche anno fa di pregio, ma penso che Brandon lo trovate facilmente un po' in tutte le salse. Esiste il volume di Anya. Recuperatelo perché. E qui partiamo proprio da quel punto zero, da questa caduta nel dirupo di Anya. Quindi entriamo nel mondo di Brandon. E poi Val Romeo ci riporta invece nel cinema, nel mondo di Morgan Lost. Nel mondo di Morgan Lost, ma non il Morgan Lost a caccia, quello che si sta un po' svagando con la sua passione per i film, con Fritz, con il suo cinema. E da qui scaturisce di tutto di più. Anya e Morgan cominciano a avere tipo delle visioni ed è incredibile, cioè è bellissimo. Guardate la bellezza, i tagli, l'inquadratura, ma anche i volti, l'espressione. Cioè, Val fa delle cose spaventose. Ok, c'è qualche inquadratura un po' fanservice, ma ci sta, d'altronde ci sta, anche se un po' fanservice lo è. Guardate che bella, cioè. E tutto questo è magnifico, guardate che figo che è il nostro amico Morgan. Ed è incredibile. Abbiamo poi una scena
Vabbè, ragazzi, io questa ve la faccio vedere, questa Anya di Val, perché è incredibile. Morgan e Val, e Morgan e scusate, Anya, sono nello stesso identico mondo, nello stesso momento, nel mondo di Morgan Lost. Da qui torna un personaggio che ve lo ricordate dal mondo di Brandon, eccolo qui, il nostro Andy e il suo sonaglio piega realtà. E ragazzi, comunque, abbiamo anche i Wallen Dreamer, i fan di Wallen Dream. Insomma, abbiamo tutto quello che possiamo aspettarci, disegnato bene da Val. Abbiamo anche gli excursus nel mondo di Brandon. Cioè, io che vi devo dire di più? È qualcosa di magnifico. Volete un arachnoide? Ce l'avete? Cioè, c'è veramente di tutto qua dentro. Farvi vedere che bella questa immagine. Qua non si vede, ma c'è proprio il riflesso del sonaglio, cioè è magnifico. È una figata spaventosa, una cosa dietro l'altra, è magnifico. Guardate anche Pandora con Andy, cioè graficamente è magnifico. Guardate che bella questa, cioè veramente io non so più cosa farvi vedere. E poi non voglio spoilerare troppo. E abbiamo anche una cosa un po' particolare qui, abbiamo anche un sorriso di Morgan. Io sinceramente non mi ricordo quante volte vediamo Morgan sorridere, però un'espressione così sorridente è rara e Val Romeo ce la regala, fantastica. Non vado oltre, ovviamente abbiamo anche un'espressione un po' più felice del solito anche per Anya, che è rimasta con Pandora, poi vi spiego meglio. Insomma, graficamente, wow, troppo impressionante, magnifica. Che cosa si è inventato Claudio Chiaverotti? Qui ragazzi, ve lo dico prima, spoiler un po'. Allora, passo indietro. Per la continuity, no, diciamo che non ci sono particolari punti, sì, c'è un pochino con i fan di Wallen Dream, ma niente di che, però la continuity vera e propria non c'è, quindi è un albo che può essere tranquillamente preso anche da un fan solo di Brandon e non di Morgan, anche se penso che non esistano. Quindi potete leggerlo tranquillamente, certo, le basi sono raccontate, quindi bene o male avete tutti gli elementi, se poi avete un po' più di elementi di Morgan e un po' più di elementi di Brandon lo capite molto di più, però di base è un albo proprio a sé stante. E qui Chiaverotti, non so se fargli un applauso o altro, perché unisce una linea, si inventa un nuovo Brandon con una linea temporale diversa, lo capirete alla fine, questo è spoiler, ve lo dico prima, in modo che Anya sopravviva. Cioè Andy, attratto contrariato dalla redenzione di Anya nella sua anima, perché buttandosi quel dirupo ha una sua grossa redenzione, quindi sarebbe stata sprecata. Allora lui apre un varco e la manda in diversi mondi. Finisce qui, nel mondo di Morgan. E qui abbiamo una spiegazione molto particolare. Avremo anche una rivelazione molto forte sulla linea genetica di Morgan, che si scopre essere imparentato con il Brandon, ma non il Brandon che conosciamo noi, il Brandon della nuova linea temporale in cui Anya è sopravvissuta. Insomma, tutto Brandon viene rimesso, rimescolato, ributtato in un calderone diverso e quindi le basi, proprio il numero 2 di Brandon viene cambiato. Chissà, magari è cambiato tutta la storia di Brandon, oppure Brandon semplicemente ha preso e è andato avanti a fare il suo cavaliere di Ventura come ha sempre fatto. Però una delle principali macchie sul cuore di Brandon in questo numero alla fine viene, diciamo, cancellata qui. Ed è magnifica, davvero magnifica. È qualcosa di incredibile. Chiaverotti ha deciso alla fine di dare comunque di mettere insieme due personaggi che erano nati per stare insieme su quella testata, di dare una ventata di bontà e di gioia, un lampo di felicità al mondo di Brandon Darkness. Io credo che questo albo sia magnifico. Quando chiedo a me stesso come mai io adoro la scrittura di Claudio Chiaverotti, è per questo, perché è uno scrittore di pancia, è uno scrittore che, da quello che capisco, da quello che vedo, pianifica molte cose e poi è capace di farsi guidare dalle emozioni di quello che ha pianificato. Cioè, sicuramente sotto c'è uno studio, un'idea, una evoluzione dei personaggi che ha già ben chiaro, però quando gli serve, quando se la sente, quando ha voglia di uscire quando voglia che le storie si raccontino a lui e poi lui lo racconti a noi, si vede. È uno scrittore che usa la pancia, che usa il cuore.
è uno scrittore che, ragazzi, cioè, questa è un qualcosa di magnifico. Cioè, questo è un albo da prendere e incorniciare, guardare da mattina a sera e rileggere più e più volte. Con fondamentalmente una trovata simpatica, nulla di particolarmente inedito nel mondo del fumetto. Però con una trovata geniale, messa giù nel modo migliore, riesce a dare una scossa a Morgan, non indifferente, che Anya ti resta nel cuore a prescindere, resterà anche a lui. Quasi come se fosse un po' quel gioco Morgana di Landog per certi versi, e dare a Brandon una linea temporale di felicità per certi versi. Non sappiamo poi cosa è successo in quella linea temporale, non sappiamo se. Poi Brandon ha vissuto tutte le avventure che nei 90, 1, 2, quindi 90, 98 numeri successivi ha vissuto, o se le ha vissute in modo diverso, o se non le ha vissute perché ha deciso di ritirarsi con Anya Vita, non lo sappiamo. Sappiamo soltanto che quella linea temporale di Brandon è là, questa linea temporale ha dato felicità a Brandon, cioè è qualcosa di incredibile. Anya è tornata, è viva, cioè è. Lo fa su Morgan Lost. Cioè, io ragazzi veramente non ho parole per definire quanto Morgan Lost sia un affresco di genialità. Ogni singola puntata mi dà qualcosa di più. E io veramente posso soltanto dirvi, questo volume, leggetelo davvero, dovete leggerlo. E con una copertina così, ragazzi, vabbè, chi è che non lo leggerebbe, a prescindere. Morgan Lost è forse una delle pubblicazioni che aspetto di più, che amo di più e su cui io veramente confido che entriate a leggere, perché al di là del team creativo che a me piace, sono persone simpatiche, sono bravi professionisti, ma c'è proprio un fondo di Morgan Lost che beh, sono storie così che vale la pena veramente dire spendo i miei 4 euro, cioè sono storie così. Che ti fanno capire perché è un personaggio in edicola, perché lo vuoi leggere, perché ci sono i fa. Ecco, un ritorno di Anya è incredibile, punto. Io non ho altre parole, cioè, è un Morgan Lost che potete leggere tranquillamente anche se non avete mai letto nulla prima, anche se non avete mai letto Brandon. Chissà, magari proprio leggendo questo vi verrà voglia di ripescare il Cavaliere di Ventura. Anzi, sarebbe stato carino mettere magari un'immaginetta qua del volume che raccoglieva le vecchie storie, perché mi ricordo che era uscito. Era quello che portava quella specie di matrimonio in copertina. Se non sbaglio, la copertina è di Talami, ma non vorrei, di Talami, non vorrei dire una boiata, ma mi ricordo vagamente. Comunque, in ogni caso, promosso, davvero, a mille per mille. Mi spiace per gli spoiler, ragazzi, ma per un albo così, lo spoiler non ha senso. Cioè, leggetelo e basta, appunto, non ho altre parole. Veramente un albo della Madonna. Mi raccomando, ragazzi, andate in edicola e compratelo. Non mi importa se poi non comprate più un Morgan Lost in tutta la vita, però leggetelo perché ne vale davvero, davvero la pena. Intanto mia moglie sta facendo dei danni apocalittici qui Sto dietro. facendo danni. Va bene così. Ciao a tutti. Baci e abbracci, davvero.